Eccoci qua, bentornati sul canale. Oggi video diverso, voglio dare il via ad una nuova serie, almeno per questo canale, e voglio mostrarvi in 4 episodi, credo, partendo da zero, come arrivare ad una canzone acustica, chitarra e voce completamente mixata in GarageBand, ovviamente. In questo primo episodio ci concentreremo sulla chitarra acustica. Vi farò vedere come si registra una chitarra acustica. E nel frattempo gli stronzi hanno deciso di trapanare. No, ma fate pure, eh? In questo primo episodio cominceremo con il registrare una chitarra acustica, una base di chitarra acustica. Vi farò vedere come si registra una chitarra acustica, quali sono le migliori posizioni per microfonare una chitarra acustica. Mi raccomando, mai registrare una chitarra acustica con il jack integrato della vostra scheda audio. E infine vi farò vedere come si edita la registrazione di una chitarra in GarageBand e vi farò vedere alcuni trucchetti per ottenere la registrazione perfetta della vostra chitarra. E adesso, senza altri indugi, andiamo in GarageBand. Vi starete chiedendo cosa ci faccio per terra. Ottima domanda. Semplicemente sto usando l'SM57 per registrare sia la voce che la chitarra, e quindi se volete sentire la mia voce con una qualità minimamente decente, mi tocca parlarvi da qui. Il tutto per farvi vedere che per registrare la chitarra uso l'SM57 a metà, come vedrete tra poco, tra il 12° tasto e la buca della cassa. Ok, eccoci qui in GarageBand. Scusate se vi parlo dall'alto, però il microfono è davanti alla chitarra. E siamo qui con il nostro progetto vuoto. Abbiamo una nuova traccia audio. Abbiamo impostato il tempo a 95 bpm. Abbiamo accordato la chitarra, ricordate sempre di accordare le chitarre prima di registrare. E adesso ci andiamo a registrare la nostra chitarra. Allora, innanzitutto voglio registrare un arpeggio. Vai. Ok, abbiamo il nostro arpeggio. So già che questo andrà avanti per tutta la canzone, quindi me lo allungo. Adesso mi creo un'altra traccia audio per registrare un'altra parte di chitarra. E ci registriamo la nostra seconda parte di chitarra. Ok, questa voglio doppiarla.
mi taglio questo pezzetto qui, elimino questa roba, vediamo se è a tempo. E allora rieccoci qui in GarageBand. Ok, cominciamo a creare una struttura per questa canzone adesso che abbiamo registrato tutte le parti di chitarra che ci servono. Allora, abbiamo l'arpeggio. Creiamo sempre ordine nella sessione. Per ora non sto facendo altro che costruendomi lo scheletro, se vogliamo, della canzone, senza effettuare alcuna modifica, equalizzazione. Come se fosse un puzzle, comincio a prendere i pezzi che ho registrato e a metterli intorno. Allora, questa roba va circa qui. Ok, una volta finito di editare la nostra traccia, quindi di mettere a posto tutti i pezzetti che compongono il puzzle, ci ritroviamo con un risultato che è più o meno questo. Vi faccio sentire. In questa prima parte ho soltanto regolato i volumi e il panning delle tracce, non ho fatto assolutamente nulla. Ci sarebbe qualche problemino di tempo da correggere e da risolvere, però visto che non stiamo facendo una produzione che andrà pubblicata, almeno credo di non pubblicarla, per il bene della lunghezza di questo video, sorvoliamo. Adesso, se volete fare qualche modifica base al suono della chitarra che avete appena registrato, potete sempre cliccare qui, nell'angolo in alto a sinistra, andare su chitarra acustica, questo qui è un arpeggio, e proviamo questo qui, lui vi darà un suono predefinito. Potete sceglierne tra vari. Per ora lasciamo questo qui. Cosa orribile.
diciamo che per questo video può bastare. Ok, io spero stia registrando, non so cosa sto inquadrando, però credo che per questo video possa bastare. Abbiamo registrato la nostra chitarra, l'abbiamo anche editata e nel prossimo episodio vi farò vedere come mixarla per avere un suono quasi professionale. Anzi, perché non quasi? Professionale, dai, professionale. Ascoltabile. Piacevole. Bello, simpatico. Al prossimo video iscrivetevi. Mettete like, commentate, iscrivetevi soprattutto.